Non abbiamo provato i microfoni, Buonasera a funzionano. tutti, mi Buonasera. sentite? Bene, allora ringraziamo anche noi i dialoghi di Pistoia, i direttori e naturalmente i volontari, le volontarie, tutti voi che siete qui presenti. È veramente un evento magnifico quello a cui ho partecipato in queste ore. Permettetevi di cominciare però questo incontro con una informazione strana che mi è arrivata per Google, secondo cui, aspettate che prendo l'esatta notizia, Google Alert, sì, mi dice Val di Nievole oggi. Dice che al Teatro Bolognini Altan dialoga con l'antropologo Luca Raffaelli. Non sono un antropologo, però volevo dirvi che ho preso 30 e lode in un esame con Ida Magli, allora la grande Ida Magli. Quindi insomma va bene. Io sono, grazie per questo, io sono un esperto di fumetti e curo la mostra che si può vedere qui a Pistoia di Altan, che dice il mondo com'è, il mondo come dovrebbe essere. E invece, a proposito del titolo di questo incontro, un antropologo con la matita, pure qui c'è una piccola imprecisione, nel senso che con Giulia Cogoli abbiamo dovuto, in effetti, un antropologo con la matita è Altan quando disegna la pimpa, quando realizza, scrive le storie e disegna la pimpa. Non lo è affatto con l'altro mondo, il mondo com'è. Magari dopo lo vediamo. La cosa straordinaria di questo uomo meraviglioso è che nella metà degli anni 70 lui ha cominciato a realizzare fumetti sia per bambini, la pimpa, sia per adulti, le vignette di Linus e poi i feuilleton, e ha portato avanti questo lavoro per 50 anni, quasi, con enorme successo. Sapersi rivolgere al pubblico dei bambini e degli adulti per così tanto tempo, con così tanto successo, credo che sia davvero una capacità unica. Qual è? Perché dico che Altan è un antropologo con la pimpa? Perché la pimpa davvero ha il rispetto delle persone, davvero non incontra le persone con una finalità precisa, lo fa esattamente come lo fa un antropologo, come interesse di studio, come crescita personale. Dà valore al rapporto con l'altro. Altan. Ecco. Questa pimpa nasce solo come un gioco per bambini? Ma è nata come un gioco per bambini perché è nata tra i disegni che io facevo per mia figlia, piccolina, perché era la mia maniera di giocare con lei, di comunicare un po' con lei. Però dopo un po', perché subito è stata portata al Corriere dei Piccoli, l'hanno accolta, l'hanno cominciato a pubblicarla e ha preso velocemente la sua strada. Dopodiché il suo mondo ha rivelato delle regole, delle cose che sono lì e che non si possono modificare. E in quel mondo io adesso entro, ma non è una roba che ho inventato io, c'è la sua la logica interna, il suo funzionamento. Per cui mi basta un pochissimo normalmente, un piccolo spunto per cominciare una storia e poi la storia se ne va un po' da sola, capito? Beh, ho partecipato un attimo fa a un incontro sulla vita sociale delle pietre e devo dire che la pimpa incontra gli altri animali, ma a volte ha Con le rapporti storie. anche Con dei con. macigni, per esempio, ho due o tre storie di montagna in cui ci sono dei sassi piccoli che vanno dal sassone papà, eccetera. Insomma. Le pietre, sì, per la pimpa è uguale, sono tutte.
E poi abbiamo anche dei personaggi, che se, per esempio Egidio il Razzo. Sì, certo, che ha trovato un cugino che si chiama Evaristo, un altro razzo, uguale a lui. E, è un razzo che sta nel garage vicino alla casa della Pimpa, e che lei, quando ha bisogno di andare nello spazio perché ha visto qualcosa che passava, è incuriosita, salta su Egidio, si è fatto benzina, Egidio, e parte. C'è stato un grande pensatore, Hofstadter, lo scrittore di quel meraviglioso e per noi incomprensibile saggio, perlomeno in parte incomprensibile, che è Escher Gedelbach, non so se qualcuno di voi l'ha letto, che ha scritto una meravigliosa esaltazione di una storia della Pimpa in cui lei va al centro della Terra. In quel caso la Pimpa fa delle cose un po' particolari. Ma il particolare in realtà è cosa trova al centro della Terra, perché al centro della Terra c'è una caramella, e questo giustifica tutta la sua avventura un po' da Jules Verne, insomma, nelle gallerie che ci portano così là sotto. Hofstadter aveva capito della Pimpa qualcosa che io non ho mai saputo, insomma, cioè che ha questa possibilità, attraverso la sua curiosità fondamentalmente, di ficcarsi in faccende che poi hanno dimensioni imprevedibili. A lui questo piaceva molto, ha allevato i suoi bambini americani in Italia insegnandogli a parlare l'italiano con la Pimpa. E allora io, quando ho saputo che sarebbe venuto a Torino al Salone del Libro e aveva chiesto che ci incontrassimo, ho dovuto provare a leggere il suo libro, perché il nome è molto famoso, ma francamente non sono riuscito ad andare oltre le 30 pagine neanche, e senza molto costrutto, però so che è un libro straordinario. Sì, tra l'altro Hofstadter ci insegna una cosa che secondo me è fondamentale, che è non solo la Pimpa, ma insomma alcuni grandi libri per ragazzi contengono delle verità che sarebbe fondamentale che anche gli adulti scoprissero, riscoprissero. In questa semplicità narrativa della Pimpa c'è tanta verità, e appunto è quella che stiamo quasi vedendo veramente in questi giorni, in cui ho sentito tanti bellissimi incontri. Ho tante volte pensato, ma questo lo dice la Pimpa, ma questo lo dice la Pimpa. Bisogna avere un rapporto con gli altri di sincero interesse, di sincero disinteresse. Bisogna avere attenzione non solo all'umano, ma all'animale, ma anche alla pietra. Ecco, tutto questo insegna la Pimpa, non è una cosa da bambini, non è affatto una cosa da bambini. Questa è veramente un grandissimo insegnamento. Aspetta, perché mi sono fatto una scaletta per la prima volta. E allora, andiamo all'Altan non antropologo. L'Altan non antropologo, perdonatemi, faccio questa quasi una battuta, è quello che naturalmente invece critica la cultura, però critica la propria, non è che critica la cultura altrui, ed è quella naturalmente dell'Altan creatore di vignette e quello dell'Altan creatore di feuilleton. Io non so se andate a vedere la mostra capite di che cosa sto parlando, ma insomma Colombo, Ada, Franz e tantissimi altri fumetti lunghi, quei fumetti lunghi in cui Altan, tra una vignetta e l'altra, nel mezzo delle vignette, mette delle proprie osservazioni, quasi delle parole, delle osservazioni, quasi delle critiche anche scherzose, che ci fanno uscire fuori dal fumetto, che ce lo fanno vedere criticamente. Quindi veramente è una osservazione critica molto diversa, il contrario della Pimpa. Lì non si tratta di osservare, di incontrare le persone,
ma quasi di farne un ritratto sì, sostanzialmente critico. Sia in quei lavori lì, sia nelle vignette, io parto da un'idea che da sempre ci stanno raccontando delle storie e non è sempre vero che le storie siano vere e giustificate e che ogni tanto è bello provare a leggere queste storie in un modo un po' diverso, cioè spostare il proprio punto di osservazione. E questo lo faccio con le vignette dove ovviamente i discorsi che noi sentiamo ai telegiornali, eccetera, quel tipo di propaganda più o meno subliminare ma che tutti i giorni ci viene fatta e quindi ogni tanto cercare di smontarla proponendo un punto di vista diverso. Nelle storie lunghe io ho cominciato con Cristoforo Colombo, cioè una storia che tutti noi da bambini, non so se si faccia ancora, ma da bambini abbiamo studiato a scuola già dalle elementari quelle vicende, e se una storia gloriosa, una storia di un uomo coraggioso e impavido che affronta l'oceano per scoprire le Indie, non volendole scoprire, cioè scoprendo qualcos'altro che non voleva scoprire. E io ho letto una volta un breve brano del diario del viaggio in cui si dice che partiti da Palos, tre giorni dopo i marinai andavano a chiedere all'ammiraglio quanta strada abbiamo fatto, se ne aveva fatto 60 miglia, lui diceva 5, perché aveva paura che questi, dicendo oddio siamo lontani da casa, volessero tornare indietro, per dare l'idea dell'impresa come era sentita dai suoi marinai, insomma. E lui nel mio fumetto non è molto diverso da questo, insomma. Cioè, come dire, c'è una visione della cultura occidentale, dell'uomo occidentale, come un approfittatore. Mi sembra la più logica delle visioni, insomma. Tant'è che la storia di Colombo comincia dal punto di vista di un indio che è là, già da prima che Colombo lo venga a scoprire. Lui si è scoperto benissimo da solo fino a quel momento, sì, insomma. Sì, devo dire la verità, proprio perché gli indio avrebbero potuto essere l'altra faccia, no? Tu avresti anche gli indio sono un po'... Sono umani anche loro. Ah, ecco. Ma aspetta, allora aspetta, no, questa è una cosa importante. Quindi non è la cultura antropologicamente che rende, come dire, l'uomo profittatore, l'uomo avido, l'uomo... No, ho l'impressione che questo sia comune a tutti noi bestie umane. Poi ci sono culture più ricche, più strutturate, con più soldi, come quella occidentale rispetto a quella, che queste cose le possono imporre con la forza, le possono portare oltre certi limiti che gli altri non. Gli indio non hanno mai pensato di venire qui a romperci le scatole a noi. No, invece... E allora se dovessi indicare secondo te un percorso di speranza per l'umanità, visto che in questi giorni se ne sono tracciati alcuni. No, io quello francamente non lo vedo. Vedo qualche tentativo di ritardare il tutto, ecco. E questo è comunque lodevole, bisogna farlo sicuramente, perché noi non siamo gli ultimi, c'è qualcuno che viene dopo e ha bisogno di poter vivere in un mondo vivibile in qualche maniera. Speranze grandi, no. Quando dici tutto dici una brutta cosa, insomma. Facciamo un applauso per... Questo fatto che tutto il tuo mondo creativo nasce nella metà degli anni 70, te lo sei mai spiegato? O... Me lo sono spiegato col fatto che avevo 30 anni. Adesso non mi verrebbe. Però io ti do invece un'altra traccia da seguire. Qualche anno prima, tu avevi scoperto il Brasile. E il Brasile è stata una folgorazione per te. Sì, sì, è vero. Io sono arrivato in Brasile, credo che avessi 24, quella, ancora un po' più energico di adesso.
E io sono andato lì per caso, perché un mio amico si è inventato di fare dei film lì, mi ha fatto entrare in questa piccola troupe. Io non sapevo fare assolutamente niente nel campo del cinema, però l'idea di andare in Brasile, che, di cui avevo un'idea, insomma, tutto giungla e cose simili, no? Invece sono arrivato in una città come Rio de Janeiro, che è una grande città moderna, in cui sono arrivato, c'erano 40 gradi, io mi sono tolto la giacca di camoscio alle 4 di mattina, non mi sono accorto di che morivo di caldo, ero completamente, come si dice, c'è una parola bella in portoghese che è dislumbrado, cioè non capivo più niente. Ecco. E lì c'è stato un anno facendo un film a soggetto, poi dei documentari. Sono tornato a Roma, c'è stato un altro anno e mezzo a Roma, un'altra opportunità del genere. Sono tornato per un altro film, ho conosciuto Mara, che è lì, che da quell'epoca sta con me, non so perché. E quando il resto della troupe è tornata in Italia, io ho detto, resto, clandestinamente, che non avevo visti. No. Mara andava come si chiama, gli uffici di immigrazione, queste cose, incinta, facendosi cambiare le schede di entrata e di uscita dal paese, perché se no non poteva, insomma. Però sono stati anni molto, molto belli. Sì, dobbiamo fermarci un attimo qui per capire qualche cosa di più. Innanzitutto mi devi raccontare qual era per il primo film il tuo ruolo, perché è stato molto... Il ruolo iniziale era di andare all'aeroporto di Rio con un funzionario del consolato italiano, che si chiamava Palla, era di Feltre, a ritirare delle lampade, tutti i materiali che arrivavano da Roma, perché saltava sempre tutto, anche per il tempo, le piogge, eccetera. E quindi dovevano essere riforniti di pellicole e di lampade tutto il tempo. E andare lì dentro, il signor Palla entrava con dei soldini piegati con le dita, andava nella dogana e... Tic, 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 e poi un giorno il signor Palla non è potuto venire. E io sono andato da solo, una vergogna, ho provato a mettermi i soldini in mezzo alle dita, ma non avevo coraggio di dare queste figure che mi guardavano così, come dire, guarda questo pollastro che adesso... Insomma, alla fine sono riuscito a uscire con le lampade, ma non lo farei mai più nella vita. Al tan corruttore proprio non riesco a vederlo. Ecco, però, allora, se voi andate alla mostra e troverete un giornale della mostra, in questo giornale della mostra troverete anche il primo fumetto che ha pubblicato Altan, che ha pubblicato in Brasile e che abbiamo scovato veramente con enormi difficoltà nei mesi di preparazione della mostra. Si chiama Kike Jaime, è un fumetto per bambini, ma ha delle cose strane, perché il disegno non è proprio esattamente dolce come quello della Pimpa. Io è una cosa che Kika è mia figlia, che era appena nata in Brasile, io ho pensato di fare una storia su di lei, c'è la sua tata nella storia, e questo elefantino che si chiama Jaime, che l'accompagna in avventure varie, ma siccome lei era troppo piccola per leggere questa storia, io non mi preoccupavo tanto che fosse una storia per bambini, mi piaceva farla con lei come personaggio. Difatti ci sono cose che adesso, se entrasse nel mondo della Pimpa, sarebbe un disastro. Però mi divertivo molto a farla, usciva in un supplemento per i bambini del Jornal do Brasil, che era un bel giornale all'epoca, e quindi abbiamo recuperato questi materiali che io avevo completamente perso di vista, e è stato divertente ritornare a quell'epoca lì. E tra l'altro, tra vignetta e vignetta, anche in questo fumetto ci sono i commenti, quindi c'è qualche cosa che poi tu avresti fatto per i feuilleton. Sì, io su quelli che ho fatto dopo in Italia, i primi commenti in realtà io li ho messi per mettere le mani avanti. Siccome era il primo fumetto che facevo, non sapevo come si faceva, l'ho fatto provando a imitare
quello che vedevo fatto dagli altri, e volevo dare l'idea che insomma non ero proprio coinvolto al 100% nella storia, ero provate, se vi piace va bene, ma insomma no. E invece vedi, dalla casualità nasce un'idea. Può essere, sì. A Del Buono piacquero moltissimo. Sì, sì, Del Buono era un grande estimatore. Sì. Oh, nel giornale della mostra, oltre al fumetto Chicca e Jaime, c'è anche una cosa stupefacente. Cioè, Altan Corruttore non c'è, però c'è Altan giovane vestito con tutte piume mentre balla al Carnevale di Rio. Non ve lo immaginereste. Voi non ve lo immaginereste, eppure c'è. Neanch'io. Infatti. Allora, ci spieghi che cosa ti ha incantato del Brasile tanto da uscire in autobus tutto vestito di piume per andare al Carnevale? E quello è stato un viaggio, ve lo raccomando. Ma era un po' tutto, insomma, era il clima, le persone, la maniera di vivere così diversa dalla nostra, questa assenza del senso del peccato, ma non come era, cominciava a essere qui in senso rivoluzionario, no, era così, insomma, non occorreva fare il maggio francese per l'amore libero o la scelta personale di queste cose, era così e continua a essere così. E questo, io venivo poi da Venezia dove stavo studiando architettura, insomma tutto diverso, e questo tutto diverso mi ha completamente sbalordito. Insomma. Posso aggiungere una, perché pure io sono stato incantato dal Brasile, un senso del presente che noi non abbiamo. Sì, beh, nel senso che viviamo adesso e basta, non si dovrà pensare, sì, a dopo o prima, sì. È questo, sì, questo sicuramente. Questo rapporto con il Brasile ha sbloccato qualche vena tua creativa? Ti ha modificato tanto da aprire... Beh, per dire la verità, comunque La Pimpa e le prime storie io le ho fatte dal Brasile. Le vignette, facevo delle cose per l'Espresso già dal Brasile, ma molto un po' diverse da quelle che ho fatto dopo, senza occuparmi di attualità o cose del genere, anche perché, stando in Brasile, a quell'epoca lì le informazioni non c'erano, insomma, perché certo. Adesso in teoria è possibile leggere il giornale ogni mattina, certo, e vedere anche la televisione, insomma, all'epoca se c'era un fax, era già, no, neanche, non c'era neanche il fax, telescrivente, guarda. Sì. E poi c'è un'altra cosa, perché tu avevi 24 anni la prima volta che sei partito dal Brasile e per la prima volta sei andato lontano così lontano dalla famiglia. Ah sì, io ho stato un anno in Brasile, ho scritto due lettere a mia madre e non le raccontavo neanche la verità. Beh, scrivevo delle lettere un po' letterarie, nel senso fantasiavo, mettevo cose dentro, insomma. Il telefono non se ne parla perché poi costava un sacco di soldi. E, no, era così, è stato un distacco, ma non traumatico, perché sono andato per fare una cosa che mi piaceva fare, da lì ho scoperto altre cose che mi piaceva fare e a casa erano contenti, insomma, non so, ma almeno non mi hanno detto niente in contrario, ecco. Tu hai scritto due lettere alla mamma, a tua madre, e a tuo padre no. Una, sì. Una. Allora, forse dobbiamo affrontarlo questo argomento, perché visto che si parla di antropologi, tuo papà è un famoso antropologo, lui sì. Ecco, un antropologo che però non andava a fare ricerche, un antropologo... No, faceva le ricerche qua, cioè ha fatto dei lavori iniziali sullo spirito religioso dei popoli primitivi, ma senza esperimenti sul campo, sì, cioè, basandosi sulle scritte precedenti. E poi invece ha cominciato a occuparsi della nostra società, della nostra cultura,
e dei difetti che noi abbiamo come popolo, come storia. E ne ha fatto un'analisi molto lucida che sicuramente mi ha aiutato a prendere una posizione davanti a queste cose. E era un po' meno affettuoso di me con l'argomento, insomma, con le persone. Io tutto sommato trovo che insomma, siamo un popolo un po' disgraziato in tante cose, ma sono anch'io lì dentro, quindi non posso odiarli, capito? Mi devo amare un pochino anch'io. Sì. Il tuo rapporto con tuo padre è stato invece piuttosto problematico. E io mio padre, i miei sono separati, io avevo 7 anni, quindi ho avuto con mio padre una frequentazione, quella tipica dei genitori separati dell'epoca, separati non amichevolmente, perché ci si vedeva una volta ogni 2 mesi dalla zia e poi d'estate 1 mese, tutto lì, quindi c'era poco dialogo. Quando ho avuto sui 16 anni, così 15, 16, 17, lui ha cominciato a trovare in me un interlocutore anche con cui poteva parlare delle cose che gli interessavano e lì è diventato molto meglio, insomma, perché lui era un vero professore, nel senso che gli piaceva insegnare molto. E era bravo a farlo. Per me era più bravo a fare l'insegnare che a scrivere. Ma e lì sì, è cominciato un rapporto civile molto migliore, insomma. Che reazioni aveva tuo padre ai fumetti che venivano pubblicati? Allora, io quando vivevo ancora con mio padre, fino appunto ai 7 anni, non potevo leggere i fumetti d'inverno, solo d'estate. Cioè, durante la scuola era vietato, quindi avevo dei trafficanti di fumetti che mi portavano delle cose, io aprivo il mio salvadanaio, davo i soldi a questi qui che erano un po' più grandi, mi portavano di contrabbando. Sono stato scoperto per via di un incendio che è scoppiato in casa alle 6 di mattina che leggevo La Rosa di Baghdad. Sono stato severamente punito per questa cosa. E poi mio padre non era capace di leggere i fumetti. Una cosa curiosa, ma il linguaggio lo annoiava non era capace di seguire il ritmo. Non lo so, non è mai stato, non mi ha mai detto mi è piaciuta questa storia perché non l'ha mai letta veramente. Allora, se mi permetti... Invece sulle vignette no. Ecco appunto, adesso parliamo invece delle vignette. Qui apro una parentesi, semplicemente per dire che questa cosa è stata una cosa che, insomma, molti hanno vissuto. Anche i miei genitori mi dicevano che non sapevano leggere i fumetti. Io pensavo che fosse un modo per rompere la comunicazione con me. Come dice, mi piace tanto una cosa, io non la so leggere, ho capito. Però avevano ragione, cioè è vero, è così, nel senso che leggere i fumetti è una cosa difficile. Bisogna imparare da piccoli, sì, oppure sì, darsi molto da fare da grandi. Questo che sia di insegnamento per voi, naturalmente lo sto dicendo perché se per caso... Vabbè, non siate così seri, sto dicendo una battuta, voglio dire, leggete i fumetti e se per caso non li sapete leggere sappiate che bisogna impegnarsi, che non è una cosa facile. Ecco, e allora va bene, crediamo anche a Carlo Tullio Altan che non sapeva leggere i fumetti, però appunto sapeva leggere le vignette, diciamo, sì, che quelle, sono un po' più facili. Quelle le sapeva leggere, ecco, e le apprezzava anche. Le apprezzava. Cioè, sì, c'era un buon rapporto su quel campo lì. In che maniera manifestava? Oh, molto sobriamente, molto. Era un uomo molto sobrio. Un po' troppo. Ma... Sei contento lui. Tu hai mai letto i suoi libri? Sì, sì, li ho letti, non tutti, perché appunto aveva certe difficoltà di scrittura, secondo me. Però alcuni no, alcuni erano invece molto facili da leggere, molto chiari nell'analisi. Sì, tra l'altro io, insomma, ne ho letto uno recentemente. Lui arriva a dire cose da Craxi a Berlusconi, insomma fa un tipo di osservazione che insomma ti trova abbastanza d'accordo, insomma, come sì, tipo sì, di... Sì, cioè no. eravate sì, abbastanza... Sì. Bene.
C'è un altro argomento di cui voglio parlare con te, e forse è ancora più, come dire, intimo e riservato di quelli di cui abbiamo parlato finora. Abbiamo parlato dell'arroganza dell'uomo, dell'arroganza della nostra cultura. Io personalmente credo che molto di questo atteggiamento sbagliato sia un problema di ego, sia il problema di questa costruzione diabolica per cui dobbiamo sentirci importanti, essere qualcuno, distinguerci dagli altri, eccetera, eccetera. E tu davvero sei un autore che proprio si è distinto per una riservatezza, una difficoltà proprio no, è da un po' di tempo che fai questi incontri. E prima non... Allora, prima non ci riuscivo. C'è un documentario su Altan in cui ritroverete, se lo vedete, questa cosa che racconto, però la racconto anche per spiegare di che cosa sto parlando. Io ho incontrato per la prima volta Altan a 17 anni, avevo 17 anni, per la prima volta andavo da solo in un festival di fumetti a Treviso Comics, mi ero portato, perché facevo una trasmissione in una radio privata, mi ero portato un registratore, forse quello che ti ha fatto paura, molto grande, di quelli che c'erano un tempo per fare bene le registrazioni. Mi apposto all'entrata del festival in cerca di autori che potessi intervistare, a un certo punto vedo Altan e quindi faccio: lei è Altan? E Altan, un po' impaurito, mi dice: sì, ma allora le posso fare un'intervista? Lui fa passare qualche secondo e poi dice: sì. Allora io tiro fuori il registratorone per spingere play e rec e lui mi fa: scusa, posso andare un attimo in bagno? L'avete più visto voi? Ecco, questo è l'egocentrismo di Altan, insomma, che vuole il presenzialismo, la voglia di... D'altra parte io penso che se non ci fosse questo tuo modo di essere, il tuo modo di sentire, questa tua riservatezza, probabilmente non faresti le vignette e gli splendidi fumetti che fai. Che dici? Probabilmente sì, però chi può saperlo? Pure questo è vero. Questa tua riservatezza nasce da una timidezza infantile. Io ero timidissimo da piccolo. Bastava che mi dicessero: ah, come sei timido, io diventavo come un peperone. E tutti mi dicevano sempre: guarda com'è timido, capito? Quindi io cosa dovevo fare? Hai provato a vincere questa timidezza? No. Io non ho provato a fare niente nella vita. ho lasciato passare le cose, poi alla fine questa timidezza che c'è ancora in qualche modo, ma è un po' addormentata. E poi le cose migliorano, insomma, se uno non fa troppa... Io racconto sempre questa storiellina di quando andavo a fare i bagni nel fiume Tagliamento da ragazzino, dove ci sono dei gorghi, perché è tutto ghiaia, ma c'è dei canaletti dentro. E uno dei bambini locali mi ha spiegato cosa dovevo fare sul gorgo. Il gorgo, l'unica cosa che devi fare è non tentare di uscire dal gorgo. Se il gorgo fa così, così e ti butta fuori. Io ho provato, e era vero, ho fatto così. Perché ogni tanto qualcuno ci lasciava la pelle, perché se tu tenti di... Ecco, la mia filosofia è quella, no, questo no. credo mia moglie mi sta suggerendo un'espressione brasiliana che è fare il corpo molle.
chiudi, no, e assorbi e poi, che è una cosa che sento come molto mia. E c'è anche, credo, nei miei personaggi disegnati, questa posizione, quella è il corpo molle. Io devo dire che qualche volta ho visto delle persone disperate che ti intervistavano e facevano delle lunghe domande al cui tu rispondevi sì. Sì, in questo sono migliorato un bel po'. Vero. Senti, perché hai smesso di fare i fumetti lunghi? Ho smesso di fare fumetti lunghi perché non ce la facevo più fisicamente, proprio era un lavoro molto, molto impegnativo. Io pubblicavo un capitolo al mese su Linus, Corto Maltese, le varie riviste su cui ho pubblicato, che mi valeva 15 giorni di lavoro, ma a quell'epoca io lavoravo 12-13 ore al giorno, di notte molto, e per fare quello bisogna avere un po' più di energie. Io quelle... Beh, ogni tanto fai qualche cosina. Qualche cosina, ma non una storia di 90 capitoli, di 90 pagine, 120 pagine. Perché, anche questo forse va spiegato e raccontato, il lavoro del fumettista è un lavoro solitario, ma proprio solitarissimo, e bisogna amare l'assoluta solitudine per fare i fumetti, perché sennò altrimenti si soffre. Cioè, un conto è fare, tra l'altro tu sei stato anche regista di una delle serie della Pimpa, è stato un lavoro, immagino, divertentissimo per te. Sì, a me è sempre piaciuto ogni tanto, perché fare i lavori, ho fatto i cartoni animati della Pimpa, ho fatto delle cose teatrali in cui sono stato coinvolto con altre persone per ottenere un risultato, e quella è una bellissima cosa ogni tanto. Poi sì, mi tocca tornare là, perché è lì che faccio le cose meglio, perché quelle cose con gli altri faccio la mia parte, ma non sono sicuro di essere proprio così indispensabile. Per fare le mie sono indispensabile, perché se non ci sono io, non ci sono. E il tuo metodo di lavoro è appunto metodico, cioè ami la puntualità, ami essere... Sì, io sono sempre stato un terrorizzato ad arrivare in ritardo a scuola, perché arrivavo a scuola 40 minuti prima, perché sennò avevo l'idea di entrare in una classe dove erano già tutti seduti e che mi guardavano, proprio mi faceva orrore, per cui... Sì, io ho delle scadenze adesso con i giornali, con le cose che rispetto rigorosamente, ma lo faccio volentieri, anche perché avere queste scadenze ti dà un motivo per metterti lì a pensare una cosa, ti scandisce, diciamo, il tuo tempo di lavoro, che è una buona cosa. Se no uno magari si perde dietro una cosa che gli sembra bella e poi si accorge che non ha fatto quello che doveva fare, cioè è brutto. Certo. E l'ansia da mancanza di idee, per esempio, per la vignetta? Ma io all'inizio facevo le vignette su Linus, ne facevo 20-30 al mese, ma così, una senza... E poi del buono sceglieva in mezzo a quelle cose, quindi lì ansia non c'era, perché c'era materiale. Quando ho cominciato soprattutto l'Espresso, cioè l'Espresso, Panorama, la prima cosa che ho fatto... settimanale fisso, all'inizio sì, c'era l'idea di che dovevo farla, che doveva essere degna di occupare una vignetta sola, un'intera pagina, perché su Linus erano sparpagliate, insomma, anche se non fosse riuscita bene non si notava tanto, ma quella e poi con la prima pagina della Repubblica è tornata un po', perché lì è un'esposizione molto forte, insomma, però alla fine ho imparato che ce la faccio, e allora basta, ansia no. Ecco, hai imparato che ce la fai, ansia no, ma per esempio hai imparato anche il fatto che l'ansia è utile, che un po' di nervosismo, che cosa fa scattare? No, l'ansia è utile fino a un certo grado, dopodiché ti blocca tutto
e cominci a rifiutare tutto quello che ti viene in mente perché non è all'altezza e ti butti giù e allora non viene fuori niente. Però sì, come stimolo, certo, certo. E per arrivare alla battuta, pensi o disegni o scrivi? Penso un po', poi provo a cominciare a scriverla, quella, perché il lavoro lì è anche molto di eliminazione, devo trovare quella parola che ne sostituisce tre, se cambiare il senso, che mantiene quell'ambiguità, ma la può arricchire con un altro senso. È un lavoro che non è molto cosciente, si fa così, un po' a naso, insomma. Però la prima idea non basta normalmente, bisogna dargli una sistematina. Quindi non è un'illuminazione improvvisa, è proprio lavoro. Sì, è lavoro sostanzialmente, qualche cosa ogni tanto ti arriva così. Però alcune idee che hanno fatto epoca, per esempio l'ombrello nel sedere. Mm-hmm. Quella lì è una cosa che è la prima uscita su Tango, il supplemento dell'unità che Sergio Staino dirigeva, e si riferiva a avevano dato un incarico esplorativo a Neil De Jotti. Allora questo signore dice no, non si faccia bene, questo è un incarico esplorativo. Da lì, siccome qualcuno l'ha notata, mi ha detto, ho cominciato a usarlo senza freni. Poi basta, a un certo punto, anche perché Mara lo detesta quella cosa lì. Sì, perché in effetti è un po' particolare rispetto al tuo aplomb. Però quando ci vuole. E i tuoi rapporti invece con i direttori dei giornali con cui hai lavorato? Allora, io primo è stato Livio Zanetti che dirigeva l'Espresso, che è quello che mi ha dato l'idea, che mi ha suggerito di occuparmi dell'attualità, un po' della politica. Cioè, perché non fai questo? Io non me ne ero mai occupato, ci ho provato e lì si è aperta una strada. Dopodiché, vabbè, Del Buono a Linus era un buonissimo rapporto, non frequentissimo, ma invece con gli altri direttori ero avuto pochissimi proprio rapporti. Il primo incontro, la proposta di collaborazione, queste cose qui, e poi non mi hanno mai telefonato per dire fai questo, fai quell'altro. Ci vedevamo ogni tanto in queste situazioni un po' di convegni, di queste cose qui. Forse con Ezio Mauro è stato il rapporto un pochino più intenso che con gli altri. Mi hanno lasciato fare quello che mi veniva in mente e io ero molto grato a loro di tutto questo. E né ci sono state telefonate per dire no, la vignetta non va bene? No, in generale no. Quindi vuol dire che qualche volta c'è stato? Forse un paio di volte, ma non proprio dire non va bene, ma mi hanno suggerito di magari, allora ho dato una giratina e perché ci sono persone che hanno delle sensibilità su certi punti particolari e se uno ti chiede quasi in lacrime non farmi questo, io non lo faccio, non sono cattivo. La bontà della satira, anzi, ecco. Chi l'avrebbe mai detto. Ci sono stati dei politici, dei personaggi che tu hai ritratto che ti hanno chiesto questo sì? Chiesto il disegno, sì. Spadolini, Pertini e... non l'avevo, lui me l'ha chiesto perché era il mio padrone. No, sono quei due lì, Spadolini più di una volta me l'ha chiesto. E tu a quel punto non gli hai dato la vera vignetta? Però hai fatto una copia. Qualche volta ne ho fatto, magari non ce l'avevo più l'originale, insomma. No, ma quello... quei due lì, non mi viene in mente un altro.
Poi Craxi una volta ha commentato su una vignetta che mi ha detto lui è bravo ma non capisce niente, insomma, una cosa così. Vabbè. Però non l'ha detto a me, quindi... Non te la sei presa più di tanto. Sei felice quando fai una vignetta? Cioè, ci sono proprio quei giorni in cui esci proprio... Beh, magari ridi pure. Felice è una roba... Insomma, però qualche sì, qualche volta, come dire, guarda te. Per esempio, la prima di Repubblica. La prima di Repubblica era, aspetta, qual era? Speravo che te la ricordassi tu. Sì, ma... Era su un'espressione televisiva. Sì, sì, ma è una cosa da su cui riflettere, era una cosa del sì. genere. Beh, io mi ricordo. Era una sconfitta elettorale, mi ricordo, che io non dovevo cominciare già con Repubblica, ma mi hanno detto già che dobbiamo cominciare un mese dopo, dove faccela puoi fare oggi, e l'ho fatta, ero a Cartoon de Bay a Positano. Ecco. L'ho fatta sulla carta dell'albergo e l'ho spedito il fax a Roma. È una situazione da interpretare. È una situazione da interpretare, sì. E questo aveva l'ombrello, però. Sì. Ecco, me lo ricordo perché veramente devo dire che quella volta ti ho visto raggiante per quella... No, forse era anche sai perché me l'ha chiesto fuori contesto, non ero a casa mia. Riuscire queste cose, sì, ti danno un certo... E tu ogni tanto, naturalmente, torni in Brasile, ci sei stato anche recentemente. Stando in Brasile è più difficile fare le vignette sull'Italia? È difficilissimo, perché io mi sono accorto che mi manca l'odore, capito? Tu vedi, sì, leggi la notizia e questa cosa, ma non la metti nel contesto dell'odore del posto, che non è detto che sia buono o cattivo, l'odore. E per cui sono andato in Brasile quando c'era Berlusconi che imperversava e a me non me ne importava il fico di Berlusconi là. Se venivo qui mi irritava profondamente e allora bisogna rivistare sulla terra. Bene, lo sai che abbiamo raggiunto il nostro... Ma che bello, eh? Sei contento? Sì, molto. Sono è andato finora tutto bene. Perché sento delle persone affettuose. Sì, siete veramente molto affettuosi. Grazie.